Abbiamo visto il metodo dei momenti e il metodo della massima verosimiglianza per determinare i parametri, cioè l'abbiamo visto in teoria, dopo lo vedremo anche in pratica. In letteratura un altro metodo molto presente è ovviamente il metodo dei minimi quadrati. Quando io prima vi ho parlato in particolare di interpolazione delle rette di possibilità pluviometrica, davo quasi per scontato che voi sappiate che cos'è il metodo dei minimi quadrati. Beh, il metodo dei minimi quadrati in questo caso comunque ha una sua declinazione un po' particolare. Devo definire lo scatto quadratico, che sarà una funzione dei parametri a e b. Come lo definisco questo scatto quadratico? Lo definisco come la sommatoria, poi può essere lo scatto quadratico medio ma non cambia nulla, la sommatoria in questo caso dell'empirical cumulative distribution function calcolata nei valori x con y, e questo è l'elemento da capire, perché non prendo i dati semplicemente come stanno, devo costruire la curva empirica di distribuzione, se volete l'integrale dell'istogramma o la sommatoria dell'istogramma, poi capiremo in particolare come è definito quando faremo le parti di laboratorio, e questa la confronto con la mia funzione di distribuzione P. In questo caso la mia funzione di distribuzione P sarà la curva di convergenza. Elevo la differenza al quadrato e poi, nella sostanza di S di F sono dei numeri, quindi ho una formula in cui compare all'interno della parentesi tonda nel primo elemento dei numeri che mi derivano dai dati, e nel secondo elemento una funzione che pure ha a che fare con quei numeri che ho misurato dei miei dati, ma che dipende dai parametri. Per questo lo scatto quadratico è la funzione dei parametri. Per calcolare il minimo dello scatto quadratico, che è il mio criterio di ottimo in questo caso, vado a fare le derivate dello scatto quadratico rispetto ai parametri A e B di cui è funzione. Ottengo di nuovo due equazioni, due incognite, e queste equazioni, queste due equazioni in due incognite sono, mi consentono di ottenere i parametri A e B. Nel nostro specifico caso non ho fatto altro che sostituire, ancora noi non sappiamo come calcolare l'empirical cumulative distribution function, ma non è affatto difficile. Al posto della distribuzione di Gumbel ho sostituito la distribuzione di Gumbel, anche qui come nei casi precedenti al posto della variabile metto i dati misurati x1, x2, x3, x4, x5, xn, e poi vado a fare la derivata di questo termine rispetto ad A e B, e lo vado a fare esplicitamente qui. Vedete come funziona la derivata della derivata, e pongo queste due espressioni uguali a zero. L'uguaglianza di queste due espressioni uguali a zero è una espressione non lineare, e sia pure non così difficile, e utilizzo uno dei metodi di Newton-Raphson, il metodo di Newton-Raphson solitamente, poi potrei usare anche il metodo di Eulero per trovare la mia soluzione. Nell'usare il metodo numerico, che per trovare la soluzione, qui posso avere un aiuto, perché prima vi ho illustrato che nell'utilizzare i metodi numerici di approssimazione io devo dare una prima ipotesi iniziale di dove si trovano i valori della soluzione, ma questi io ce li ho perché ho applicato il metodo dei momenti in precedenza, e il metodo dei momenti mi dà una prima approssimazione di dove stanno le soluzioni. E per oggi abbiamo finito la parte di teoria.